Ciao Tegucci e benvenuti a Boston Andrani 41 su Professor Layton vs Phoenix Wright, nuovo episodio. Continuiamo appunto dalla biblioteca, dobbiamo andare al grande archivio che praticamente si trova esattamente qui. Ok, vediamo un po'. Questa è la sala di consultazione speciale. Sono certa che non sarà necessario ricordarlo a un gentiluomo come lei, ma dal momento che questa sala non è normalmente aperta al pubblico, è assolutamente necessario mantenere una condotta impeccabile. Wow, questa sala è davvero solenne e maestosa. È la prima volta che entro qui dentro. Ammetto di essere un po' nervosa. Non c'è che dire, riflette perfettamente il valore dei volumi conservati al suo interno. Quel libro su Piristallo deve essere il grande grimorio. Eh già. Ma prima, vediamo se lei ha qualcosa da dirci. È grande grimorio, vi prego di non trattarlo col... Vi prego di trattarlo con la massima cura. E dopo aver trovato le tre monete d'aiuto, consultiamo il grande grimorio. Ma è incredibile, questo libro è infarcito di nozioni sulla magia. Si dice che al suo interno siano elencati tutti gli incantesimi usati dalle streghe. Se è così, deve contenere qualche indizio su ciò che abbiamo assistito a Londra. Hai ragione, è talmente voluminoso che probabilmente racchiude tutte le informazioni che stiamo cercando. Il problema piuttosto sarà trovarle. Ehi, guardi qui, professore, questa pagina sembra diversa dalle altre. E questa cos'è? Questa pagina non ha niente a che vedere con la magia, non so perché, ma mi mette i brividi. Luke, questa pagina sembra sia stata scritta di recente, non credi? Pensa che qualcuno abbia lasciato un messaggio sul grande grimorio? Leggiamolo subito. Molto tempo fa, l'antica fiamma fu racchiusa nel cuore di una fortezza letteraria in attesa di essere risvegliata. La porta sul passato si aprirà quando il sole e la luna che vegliano sul saggio spirito si scambieranno di posto per svelare la loro vera natura. Quando una persona perspicace porterà a termine la sfida, la porta si aprirà. Fino ad allora attenderò il momento del risveglio. Credo che la persona perspicace sia Layton. Ma che significa? Non riesco a crederci. E questo che cos'è? Chi ha osato lasciare un messaggio sul grande grimorio? Non riesco a capire, non è possibile. Nessuno è entrato nella sala di consultazione speciale prima del vostro arrivo. Inoltre accompagno sempre personalmente chiunque sia autorizzato a entrare. Ciò significa che quella pagina è cambiata da sola, non è così? Pensate che una cosa del genere sia possibile? Forse l'autore aveva un qualche tipo di marchingegno. Impossibile! Esiste una sola chiave di questa stanza ed è in mio possesso. Nessuno può entrare senza che io lo sappia. Vi do la mia parola di direttrice. Ma allora, come può essere accaduto? Luke, sappiamo entrambi chi potrebbe compiere un'azione simile. Vuol dire... Si riferisce alle streghe, non è vero? Le streghe. Non sappiamo chi è stato a scrivere quel messaggio né come abbia fatto. Ma ciò che mi preoccupa maggiormente è il suo contenuto. La fortezza letteraria a cui fa riferimento potrebbe essere il grande archivio, il che significa che in questa biblioteca è nascosto un segreto. Professore, cosa pensa di questa parte? Una persona perspicace? Forse si riferisce a Sebastian, veniva spesso qui per le sue ricerche. È possibile che il messaggio parli proprio di lui, quindi il nostro prossimo obiettivo è portare a termine le sue ricerche. È un messaggio davvero inquietante, ma se riuscissimo ad aprire questa porta sul passato, forse saremmo in grado di risolvere il mistero. Non così in fretta, vi ricordo che sono io la responsabile qui. Senza il mio permesso non ci sarà nessuna indagine. Vuol dire che non ci lascerà esplorare? Niente affatto, sto solo dicendo che verrò con voi. Credevo di conoscere ogni centimetro di questa biblioteca. Se c'è un segreto nascosto, come questo messaggio sembra dare a intendere, è mio dovere di direttrice scoprire di cosa si tratta. Ha ragione, Misterri. La sua collaborazione ci sarà senz'altro preziosa. Bene allora, la cosa migliore da fare è tornare all'ingresso. Cominciamo a cercare la porta nascosta partendo da lì.
Perfetto. Professore, come pensa che faremo a trovare quella porta? Quel messaggio è così enigmatico, non sarà un'impresa facile. Hai ragione, inoltre questa biblioteca è talmente vasta. Sarà una lunga ricerca. Non ne sarei così sicuro. Vedete, credo che mi sia sfuggito un dettaglio fondamentale. Penso di aver decifrato il significato di questo messaggio. Cosa? Dice davvero, professore? Sì. Pensate ancora alle parole esatte di quello strano indovinello. Vediamo un po' allora. Molto tempo fa, ok. Ah! L'antica fiamma fu racchiusa nel cuore di una fortezza letteraria, la biblioteca. La porta sul passato si aprirà quando il sole e la luna... Ragazzi... Ah! Cioè, allora... Questo gioco è uscito nel 2014. Pokémon Sole e Luna sono stati ufficialmente annunciati a febbraio. Che Layton e Luke ci... Che Layton e Phoenix ci abbiano voluto lasciare qualche messaggio nascosto a sto tempo? Nel 2014 non lo so. Ma andiamo avanti che è meglio, va. Ah, quando il sole e la luna che vegliano sul saggio spirito si scambieranno di posto, ecco. Quindi dobbiamo trovare un sole e una luna che si scambiano di posto. Ok, una persona perspicace. Layton. La porta si aprirà, ok. E quello era il messaggio. Dunque dobbiamo scambiare di posto un sole e una luna. Date un'occhiata a questa sala, siamo circondati dai libri. Probabilmente questa è la stanza che contiene più volume di qualsiasi altra. Beh, io direi di sì. Oh! Che il sole e la luna siano quelle due finestre là in alto? La chiave per aprire la porta è rappresentata da il sole e la luna che vegliano sul saggio spirito. Ma che cosa vuol dire? Non ci sono finestre, quindi la luce del sole e della luna non arrivano in questa stanza. Ciò significa che il testo non si riferisce al sole e alla luna veri e propri. Devono essere situati in un punto da cui il saggio spirito non ho letto, purtroppo, perché per sbaglio ho premuto A. Forse avete capito già che il saggio spirito a cui si fa riferimento... Bene, allora cerchiamo il sole e la luna per aprire la porta. Enigmi, anyone? Oh! Ah, il quadro? Guardate, cos'è quello? Oh! È uno stemma che raffigura il sole e la luna. Quindi il saggio spirito deve essere esattamente la persona più saggia in questa biblioteca, ovvero la direttrice. Lo stemma che raffigura il sole e la luna è posizionato proprio dietro la sua scrivania. Ecco cosa significa il sole e la luna che vegliano sul saggio spirito. E la porta sul passato si aprirà quando il sole e la luna si scambieranno di posto svelando la loro vera natura. Non ci resta che decifrare questa parte. Ma quale sarebbe la loro vera natura? Se interpretiamo il messaggio alla lettera si direbbe che ci troviamo di fronte alla loro falsa natura. Oh! Lo stem è stato costruito su uno strano meccanismo. Ah, professore, guardi più da vicino, c'è un enigma nascosto. Oh, ok. Entrambi i mosaici qui sotto sono composti da 4 piastrelle. Sposta le piastrelle in modo da scambiare la posizione del sole e della luna. Allora, la luna l'ho fatta. E non è stato neanche tanto difficile. Anzi, è un enigma semplicissimo, a dire il vero. Basta solo fare 137 mosse. Vediamo se la mia ipotesi è giusta. 137, un enigma complesso, senza dubbio. Il misterioso enigma della biblioteca è stato risolto. E ora, che cosa succederà? Professore, guardi, c'è una scala.
Chi avrebbe mai immaginato che il grande archivio nascondesse un segreto simile? Un'antica fiamma è racchiusa nel cuore di una fortezza letteraria. Mi domando che cosa troveremo lì dentro. Un ingresso che conduce sotto le fondamenta del grande archivio? Mi sembra di capire che anche lei non ne fosse a conoscenza, è così? Esattamente, e se persino io, la direttrice di questa biblioteca, ne ero all'oscuro, nessun altro può esserne al corrente. Non riesco a credere che tale segreto sia rimasto nascosto sotto i nostri piedi per tutto questo tempo. Chi può aver scritto quel messaggio? Penso che non sia il caso di mostrare questa scoperta al pubblico. Sono d'accordo, andate pure avanti. Io chiederò a tutti i visitatori di lasciare immediatamente l'edificio. E andiamo allora. Alla scoperta! Siete pronti, ragazzi? Può scommetterci, Luna, sei pronta? Certo, Luke! E allora, dirigiamoci nelle fondamenta della biblioteca. Ehi, 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 ehi. Quella è una volpe. Quella è una fottuta volpe. Questo luogo sembra una specie di sito archeologico. Incredibile. Cosa ci fa una stanza come questa in una biblioteca? Ricordo inoltre che Layton è un archeologo, quindi si sente come a casa. Chissà quando è stata costruita. Oh, quell'affresco. Non è possibile. Naturalmente, come in ogni stanza che si rispetti, ci sono 3 monete aiuto. Passiamo quindi al dipinto. Un drago di fuoco. Ah, un drago, meno male. Sarà forse la regina del drago, la donna dell'affresco? Ok, parliamo con la direttrice. È davvero sinistro, non vi pare un mostro che attacca una città in fiamme? C'è anche una donna che lancia delle sfere infuocate, che si tratti di una strega? Quella donna è la leggendaria Grande Strega. Che intende dire, misteri? Grande Strega? Questa è davvero una scoperta terribile, un dipinto della Grande Strega. Sa dirci qualcosa riguardo alla strega raffigurata in questo affresco? Come può un uomo della sua cultura non conoscere la Grande Strega? Ecco, io... Non importa, di certo avrà le sue buone ragioni. Non mi deve alcuna spiegazione, la ringrazio per la sua discrezione. E spiacerebbe raccontarci ciò che sa al riguardo? La donna dipinta in quell'affresco è la Grande Strega Arcana. La scena qui raffigurata rappresenta il famigerato incendio leggendario che lei stessa provocò molti secoli fa. L'incendio leggendario. È la strega a capo di tutte le altre streghe, la cui sola esistenza costituisce un'enorme minaccia per Labirintia. La Grande Strega Arcana non può essere considerata una strega come le altre. In lei si annida la radice di tutti i mali di questa città. La Grande Strega Arcana. A che si riferisce quando dice che è la radice di tutti i mali di Labirintia? La ragione per cui Labirintia subisce gli attacchi delle streghe è racchiusa nell'esistenza della stessa Grande Strega Arcana. Potrebbe essere un po' più chiara? La Grande Strega Arcana è la madre di tutte le streghe e la fonte del loro potere. E finché continuerà a esistere sarà impossibile sconfiggerle. Finché la Grande Strega Arcana sarà fra noi, Labirintia vivrà nell'ombra della sua minaccia. Vuol dire che senza la Grande Strega in questa città regnerebbe la pace? Senza la Grande Strega? Facile a dirsi. I cavalieri non hanno mai smesso di dare la caccia, ma non sono mai riusciti a trovarla. Gli indizi scarseggiano, nessuno sa che aspetto abbia. Eppure sono certa che Arcana esista davvero e che tornerà ad attaccare la città. Perché ne è così sicura? Perché i solchi lasciati dal suo passaggio sono ancora ben visibili in tutta Labirintia. Quali solchi? Avrete notato anche voi i segni lasciati dall'incendio sulla biblioteca. Ah, certo, l'ingresso dell'edificio ha subito danni notevoli. Arcana è potente e temibile. Tutte le altre streghe rispondono ai suoi ordini. Molto tempo fa il suo incantesimo del fuoco ridusse in cenere Labirintia. In cenere? Deve essere stato, fatemi pensare, circa un centinaio di anni fa. E ancora non l'hanno... riparato, ok. Era la sera della Festa del Fuoco, un grande evento organizzato ogni anno per celebrare la fine dell'estate. Senza alcun preavviso, la Grande Strega scatenò la sua ira sulla città, dandola alle fiamme. Sì, perché la strega ti deve avvisare, diceva, oh, attenzione, sto arrivando, andate via. Ma è terribile.
Questa è la storia dell'incendio leggendario. Non c'è un solo abitante della Berintea che non la conosca a memoria. L'incendio leggendario. La ricostruzione della città ha richiesto tempo e fatica. Nel frattempo Arcana doveva essere rimasta nell'ombra a osservarci e a ridere di noi. È una storia davvero tragica. Nonostante sia passato tanto tempo, è una ferita ancora aperta per gli abitanti di Labirintia. Non riesco a credere che un affresco della grande strega sia stato dipinto nella mia amata biblioteca. Perché proprio qui? Beh, un'idea, un motivo ci sarebbe. Però preferisco non andare avanti al gioco. Ho deciso di rinchiudere l'accesso a questa stanza. Vi prego di non fare parola di questa scoperta con nessuno. È per il bene di tutti. Credo che la cosa migliore da fare sia dimenticarci della sua esistenza. Non voglio rimanere qui sotto un minuto di più. Si sta facendo tardi. È ora di andare a chiudere la biblioteca. Ho come la sensazione che abbiamo commesso un grave errore. Luke, ricordi di cosa diceva l'ultima frase del messaggio contenuto nel Grande Grimorio? Fino ad allora attenderò il momento del mio risveglio? Esatto. Quando abbiamo aperto questa stanza, questa porta, seguendo quegli indizi, ho avuto l'impressione di aver messo in atto le volontà di qualcun altro. È come se l'idea di seguire le tracce di Sebastian fino al grande archivio fosse stata pianificata in anticipo. Vuol forse dire che siamo stati tirati qui dalla grande strega arcana? Arcana. Luna. Oh! Luna, c'è qualcosa che non va? Luna, ma che ti succede? Dimmi, ti senti bene? Ah, sì, sì, non è nulla davvero. Per padre non cosa. Luna. Sì? Che c'è, Luke? Nulla, ma sembri solo molto pensierosa. Oh, non ti preoccupare, non è niente. È solo che fa un po' freddo qui, non vi pare? Sì, c'è un'atmosfera che mi mette i brividi, per non parlare dell'affresco. Professore, forse dovremmo andarcene di qui. Hai ragione, Luke. Lei torna sempre composto, tranquillo, calmino. L'ultima frase di quel messaggio. Attenderò il momento del risveglio. Mi domando se non siamo stati attirati qui di proposito. Beh, tu che dici? Ehi. Ah, abbiamo esalto quello di Sebastian. Forse. Credo che a questo punto stia per finire questo capitolo di Layton. Sono contento di essere di nuovo in superficie. In quella stanza c'era un'atmosfera così tetra e asfissiante. Sono d'accordo. Oggi è stata una giornata ricca di sorprese. Prima ho incontrato voi, poi abbiamo scoperto quell'affresco nella biblioteca. Sembra sia vero che questa città nasconda un segreto dopo tutto. Che cosa facciamo adesso? Prima di tutto vorrei scoprire qualcosa di più su questi incantesimi. Siamo rimasti lì sotto per parecchio tempo, deve essere calata sera ormai. Faremo meglio a interrompere le nostre indagini e a riposare un po'. Sarete entrambi molto stanchi. Ha ragione, sarei felice di continuare le ricerche con voi. Ma ho una commissione da sbrigare prima che sia troppo tardi. Io sono ancora pieno di energie, qual è il prossimo enigma da risolvere? Quello di riempire la tua pancia. Luke, il tuo stomaco non sembra essere d'accordo. Hai ragione, ho una gran fame. Se non avete ancora trovato un alloggio, perché non tornate alla paretteria? C'è una stanza libera e sono certa che Madame Amichetta sarà felice di rivedervi. Che ne dite? Mi sembra un'ottima idea, grazie Luna. Non vedo l'ora di rimpinzarmi di panini, non c'è da quella in bocca. Professor Layton, sta andando via? Sì, mi scusi per tutto il disturbo che l'abbiamo causato. Non si preoccupi, confesso di essere ancora turbata dalla scoperta di quella camera segreta. La stanza dei segreti Harry Potter? Mi ero dato tanto che non incontravo qualcuno in grado di risolvere i miei enigmi.
Come le avevo promesso, le concedo il grande grimorio in prestito. Non esiti a tornare a Gandarchivio se mi dovesse avere ancora bisogno di aiuto. Grazie infinite per la sua collaborazione, Mister. Ah, c'è ancora una cosa che devo dirle. In questa biblioteca sono raccolti tutti gli enigmi di Labirintia. Nel corso delle sue indagini in città, potrebbe capitare di non riuscire a risolvere un enigma o di non trovarne qualcuno. Tutti quegli enigmi verranno trasferiti qui. Quando vorrà provare a risolverli, non dovrà fare altro che venirmi a trovare. Grazie per l'informazione, ne farò buon uso. Arrivederci allora. A presto. E mi raccomando, fate attenzione mentre tornate a casa. È già sera. E se non sbaglio, l'ultima storia del narratore è ambientata di notte. Abbia cura di lei, Miss Terry. Madonna. C'era un grande avvertimento. Bene, Cucci, mi tocca interrompere qui questo video, ma nel prossimo vedremo quali sono le avventure che aspettano Layton e Phoenix. Intanto, io vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Bye bye!